Simone, buongiorno, benvenuti anche da parte mia. Dunque, sono qui per parlarvi di lui, del web, del cambiamento in particolare che il web sta portando a livello del business. Cambiamento che dovrebbe essere capito un po' da tutti fin dall'inizio, perché come tutti i cambiamenti porta con sé delle minacce, porta con sé anche delle opportunità. Il web offre strumenti e servizi a livello di business che gli permettono di risparmiare soldi, tempo, di fare lo stesso lavoro aumentando la qualità. Questi strumenti spesso sono gratuiti, ne vedremo alcuni, altri ne vedrete nelle altre sessioni. Insomma, gli argomenti, soprattutto in questo periodo di congiuntura, sono sicuramente interessanti da tenere d'occhio. Il web non è la soluzione a tutti i problemi, ma va conosciuto, perché in alcuni casi ti può dare un vantaggio sui competitor. Due parole su di me, prima di continuare. Mi chiamo Alberto Favossi, ho una società che si chiama Telmedia e aiuta le aziende a sfruttare il web e in generale nuovi media per il proprio business. Insegno questi argomenti alla Facoltà di Economia dell'Università di Pisa e sono imprenditore in prima persona nel web, giusto per sfatare, no? Il fatto che chi insegna poi non sa fare. Queste sono due mie startup, quella sulle auto è abbastanza recente, appena uscita, quella un po' più conosciuta è quale teatro, che è un motore di ricerca teatrale, premiato, abbastanza leader, con un bel mezzo di vita, ma nel suo settore sta avendo abbastanza successo. Ho un blog su albertofavossi.com dove parlo di informatica applicata al business, quindi chi poi sarà interessato a questi argomenti probabilmente trova altre informazioni per approfondire. E partiamo da lui, il web, che oggi chiamiamo 2.0, in realtà è il web attuale che stiamo vivendo, che è diverso dal web iniziale di 15 anni fa, 16. Che cos'è cambiato nel web? A livello tecnologico non molto. Il cambiamento sostanziale è arrivato nel modo in cui i siti e i servizi 2.0, appunto come si chiamano, sono fatti, sono erogati. È cambiato il modo in cui gli utenti utilizzano questi siti. È cambiato il modo in cui gli utenti sono abituati a utilizzare. Per quanto ci riguarda, ai fini di questa sessione, ricordatevi i due pilastri su cui poggia il web: l'utente e le relazioni. L'utente è al centro del web 2.0, ha sempre più potere. Il web, come ben sapete, è libero, democratico, meritocratico. Chiunque, anche se non è un tecnico, può andare su internet, creare i propri contenuti, partecipare, blog, immagini, video. Può partecipare a progetti tipo Wikipedia, progetti collettivi, di nuovo in maniera libera. Può personalizzare molti siti in base alle proprie esigenze. Non più come la TV o in altri media vecchi in cui devo cambiare canale se non mi piace quello che sto guardando. Devo adattarmi, devo cambiare pagina. Nel web è il contrario. In molti siti posso dire al sito mostrami solo quello che voglio io, la musica, le news, solo quello che piace a me, in base ai miei gusti. È il canale che si adatta a me, non il contrario, come ci hanno abituato fino ad oggi. L'utente non è solo, ha i contatti, ha le sue relazioni. Le relazioni sono importanti nella vita di tutti i giorni, a livello personale e a livello di business. Il web è il mezzo di comunicazione che ad oggi, più di ogni altro, riesce a catturare, a valorizzare le relazioni. Con il boom dei social network, di Facebook, LinkedIn, eccetera. Ma al di là dei social network, molti siti che non sono di per sé siti di social networking hanno comunque strumenti che mettono in relazione con altre persone, che creano contatti con altri prodotti, magari correlati a quelli che state guardando. Fateci caso. Le relazioni sono e saranno sempre più pervasive.
Con Live potete gestire molte più relazioni, potete allargare il vostro network, gestire il flusso di informazioni a livello del vostro network di conoscenze che nel mondo fisico non sareste in grado di gestire. Quindi, questo nuovo mezzo di comunicazione ci sta abituando ad avere nuove possibilità, ci sta cambiando. E se ci sta cambiando anche molti protagonisti che poi interessano all'azienda. Cambiano innanzitutto i clienti, che ormai sono informati, sono in contatto tra di loro. Sapete che 4 italiani su 5, prima di comprare qualsiasi cosa, vanno su internet e si informano, e nell'80% dei casi sono influenzati da quello che leggono online. E quindi questo crea tutto un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di fare il marketing verso la clientela da parte delle aziende. Qui non approfondisco il tema perché abbiamo un'altra sessione dedicata, quella di Roberto Bislandi, nel pomeriggio se non sbaglio, che è un po' complementare a questo. Cambiano i fornitori, che non devono essere più necessariamente vicini. Competiamo a livello globale e allora possiamo andare a livello globale a cercarci i nostri partner, se necessario ovviamente, non è obbligatorio. Il web permette di farlo. Molti di voi sembreranno argomenti un po' scontati, soprattutto tecnici, vi assicuro che a livello aziendale non è così. In alcuni ambienti addirittura l'email ancora non è utilizzata in maniera efficace. Cambia il mercato, anche questo non lo capiscono molti. Ormai c'è la coda lunga, la long tail, anche di questa vi parlerà Roberto. Il mercato fatto di nicchie, leader che hanno dominato per decenni, possono scomparire nel giro di 2 o 3 anni. Guardate quello che è successo nel campo della musica, nonostante il peer-to-peer, nonostante ci fossero stati colossi, major discografiche, colossi che hanno dominato il mercato musicale per decenni, è arrivata un'azienda software che ha scalato e ha guadagnato quote di mercato, se non sbaglio è il terzo posto, l'azienda è Apple ovviamente. Perché? Perché c'è ancora lunga. Sta cambiando l'ambiente. E cosa succede quando cambia l'ambiente? La fisica, la storia, la biologia ci insegna che quando cambia l'ambiente, chi vive in quell'ambiente deve adattarsi. Può subire penalizzazioni, può addirittura scomparire. E chi vive all'interno del nostro ambiente? L'impresa. Io cercherò di parlare di alcuni fenomeni che quindi si stanno verificando attorno all'azienda, vi parlerò di alcune opportunità che il cambiamento può portare all'impresa. Ovviamente il tempo è quello che è, cercherò di dare un po' un menu, cercherò di dare gli ingredienti, poi sta ad ogni manager, ad ogni responsabile capire se e come utilizzare e usufruire di queste opportunità. L'importante però, ripeto, è conoscerli. Partiamo da lui, dal crowdsourcing. Crowdsourcing, parola composta da crowd e outsourcing. Crowd in inglese vuol dire folla, popolo. Outsourcing è quella cosa, è l'outsourcing classico. Un'azienda quando fa outsourcing delega, esternalizza una sua attività, in genere si dice un processo aziendale, all'esterno, a volte anche all'estero. La Fiat che produce in Polonia fa outsourcing, io che faccio fare magari la grafica, io che ho una software app che faccio fare la grafica, il mio grafico all'agenzia esterna faccio outsourcing. Il crowdsourcing è quando l'azienda fa fare queste attività a persone collegate tramite internet, semplificando, che spesso non conosce, che spesso non si conoscono tra di loro e non erano quindi organizzate in una squadra precedentemente. E per fare questo ci sono dei siti che di solito incrociano domanda e offerta.
è un modello, un meccanismo, se vogliamo, simile all'open source, solo che qui non stiamo parlando di software, stiamo parlando di azienda e di una qualsiasi attività, non necessariamente software. Però, se vogliamo, il meccanismo è quello. Vi faccio un esempio. Allora, ritorniamo all'esempio della grafica. Intanto che ho fatto un sito programmato, mi serve la grafica, il layout, il logo. Cosa faccio? Posso andare dal grafico di fiducia, all'agenzia di fiducia, faccio la commessa e poi dopo un po' di tempo, di solito in ritardo, mi arriva il lavoro e litigo perché magari non sono soddisfatto e va bene. In web mi dà anche un'altra opportunità. Posso andare su siti come 99 Design e far fare alla crowd, alla folla, quello di cui ho bisogno. Invio una richiesta a questo sito, descrivo quello di cui ho bisogno, come voglio il logo più o meno, fisso il prezzo, fissate voi il prezzo, 200, 300, 1000 dollari, più soldi ci sono, più competizione ci sarà, dopodiché nella settimana successiva centinaia, migliaia di programmatori da tutto il mondo invieranno le loro proposte, potrete chiedere commenti, potete inviare commenti, fare revisioni, eccetera. Alla fine della settimana scegliete il lavoro che vi piace e chi ha vinto si prende il premio. Funziona? Sì. Nel mio ultimo lavoro, pensate, per 250 dollari, che comunque è una cifra bassa quando si vuole un logo di qualità, ho ottenuto 100 proposte in una settimana. Nessun grafico vi farà mai 100 proposte in una settimana, soprattutto per 250 dollari. Quindi il vantaggio qual è? Di solito c'è un risparmio, ovviamente, ma a parte quello, a parità di costo di quello che spendereste, di solito, non voglio essere estremista, di solito però c'è un aumento di qualità. A parità di costo ovviamente dei lavori migliori, perché è ovvio, se ci sono tanti grafici, tante idee, è probabile che il lavoro finale sia migliore. Se poi conoscete il grafico locale più bravo al mondo, va benissimo, buon per voi, io non l'ho ancora trovato. Quelle 100 proposte che mi sono arrivate, 20 erano orribili, una cinquantina erano buone, 30 erano molto buone, tra queste ce n'erano 3 eccellenti. È stato anche difficile scegliere tra quelle 3. Sapete chi ha vinto? Un ragazzo delle Filippine, che conosco, cioè conoscevo ovviamente, e bravo evidentemente, e adesso li faccio fare anche altri lavori. Stesso discorso per la pubblicità, dovete andare sulla radio, sul giornale, in TV, vi serve pubblicità per creare il vostro brand, no? Allora cosa si fa di solito? Si va dall'agenzia pubblicitaria classica, costa tanto, anche centinaia di migliaia di euro, oppure potete andare sul web, su siti come GoodBe, Brand Out of the Box, e il meccanismo è identico, eh? Come prima, inviate la richiesta, il brief, i creativi da tutto il mondo vi mandano le proposte e poi chi vince si prende il premio. Questi siti li utilizzano, sono utilizzati sia da piccoli ma anche dalle multinazionali. Andando sul sito ci sono i soliti casi di studio che fanno vedere che anche i grandi ricorrono a questi mezzi, magari mixandoli con i mezzi tradizionali. Potete esternalizzare di tutto, anche la ricerca e sviluppo. Questo è un sito abbastanza noto nel settore, Incentive, che fa ricerca e sviluppo per voi. Vi mette a disposizione 1,5 milioni di scienziati, ricercatori, a cui sottoporre problemi tecnici, scientifici, ingegneristici, eccetera. E è abbastanza noto anche il fatto che Procter & Gamble, multinazionale che fa un po' di tutto, delega la metà della sua ricerca e sviluppo a questo sito. O siti come questo, nonostante abbia internamente 9.000 ricercatori, però i problemi più complessi li manda loro. Di nuovo, è una questione di probabilità. 1.500 teste, è molto probabile che abbiano la soluzione al vostro problema subito. Si risparmiano anni in uomo di ricerca. Di nuovo, non è solo un problema di costo, è un problema di tempo. Essere primi in un certo settore a volte può essere fondamentale. Dato che siamo a Bad Software, non potevo non citare Stack Overflow.
Stesso meccanismo, qui non si paga niente, tra l'altro, è gratuito. Crowdsourcing applicato ai problemi di programmazione, database, sistemi istituti, algoritmi, eccetera. Avete un problema, mandate la richiesta qua, e i programmatori intervengono, solito thread, se poi la risposta è giusta, la segnate come giusta e rimane per chi poi verrà dopo. Il meccanismo, ora è nuovo, non sto a approfondire, non voglio perdere tempo, comunque è ben congegnato con tutta una serie di punteggi, visibilità, eccetera, in modo da stimolare la competizione, senza soldi, ripeto, e la risposta anche alle domande che appunto ancora non sono state viste. Se poi siete curiosi, fateci un salto e vedrete che io lo uso, programmo personalmente nei miei progetti, l'ho fatto usare anche ai miei collaboratori e dopo pochi minuti di solito arrivano le soluzioni. Uno manda la richiesta, fa qualcos'altro. Io di solito cosa facevo? Andavo su Google, come fanno tanti, no? Cercare soluzioni. Qui io vedo che faccio prima, solo per il fatto che mando la richiesta, faccio qualcos'altro e dopo torno e mi trovo il lavoro, la consulenza gratuita fatta. E anche qui, se ben utilizzato, è molto probabile che potrete risparmiare ore uomo, giorni uomo. Insomma, credo di avervi dato il senso di cosa è il crowdsourcing. Ci sono siti che permettono di fare crowdsourcing su tante attività. Sta a voi scegliere quali. Di solito il core business, l'attività principale dell'azienda, si tiene ovviamente in azienda. Le cose secondarie, che quindi rischiate di fare male o comunque lentamente, si esternalizzano col crowdsourcing o in altra maniera. Il crowdsourcing può essere visto come esternalizzazione di forza uomo e risorse umane, insomma, che quindi sono utilizzate come se fossero un servizio erogato da internet. Ecco, parliamo di servizi. Ci sono servizi che vi permettono di fare la stessa cosa con il software o l'hardware, e quindi arriviamo al famoso, in questi tempi, SaaS. Software as a service, il software come servizio. Per chi non lo sa, il software come servizio è il software che utilizzate dal browser senza essere installato su computer e Gmail, per intenderci. Ci sono SaaS per ogni settore, per ogni attività, alcuni immaturi, è innegabile, altri ben fatti invece, già in questo stadio competitivi con i prodotti desktop, no? Il limite ovviamente, quindi hanno contrassegnato qualcuno, Google Apps è abbastanza famoso, vi dà la vostra azienda una suite di strumenti gratuiti, personalizzabili col dominio, con il logo vostro, c'è Zap invece a pagamento, free, CRM è il CRM gratuito, più famoso, erogato tramite SaaS. Questa presentazione è fatta con SaaS, Prezi.com. Come vedete è una presentazione diversa dalle classiche PowerPoint, non lineare e con relazioni tra gli elementi, e è gratuito utilizzare questo software. Ho un editor online, ho un player online, posso comunque scaricare la presentazione locale. E se uno la conosce, se ha voglia di utilizzare questi strumenti, ha il tool a disposizione in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo. Chiaro, se non c'è internet non lavorate, i dati sono remoti. Lunedì, quindi due giorni fa, per Marti, Prezi.com è crollato, il server si è fuso e quindi tutti quelli che dovevano fare la presentazione in quel giorno non l'hanno fatta, a meno che non si fossero scaricati la presentazione locale. Quindi è chiaro, questi sono i limiti, le obiezioni che si fanno al SaaS. Ci sono soluzioni ibride, riescono a mixare offline e online in modo da tamponare un po' il problema. Siamo all'inizio, siamo in continua evoluzione, quindi magari fra un anno ci ritroviamo e le cose sono ancora migrate. Il punto è che il SaaS è solo il primo mattone. La tendenza col web di erogare sempre più servizi tramite internet e arrivare a questo, l'everything as a service, che non ho inventato io, già inizia a circolare la sigla. Ci sono servizi a livello di piattaforme, cioè servizi che vi permettono di fare altre applicazioni,
ci sono servizi, infrastrutture, cloud computing, virtualizzazione, eccetera, comunicazione, voice over IP, eccetera. Everything as a service. Di nuovo, avere tanti servizi a disposizione a cui agganciare i processi dell'azienda è un'opportunità. A volte ci sono motivi legali per non usufruire di questi, i dati magari devono stare in un server locale. Va bene, e allora lì si utilizzano un software standard, però in altri casi, considerato il vantaggio di potersi spostare, ma ci arriviamo tra poco, e avere software e dati in qualsiasi postazione, in qualsiasi luogo, dati ai dipendenti, insomma, diversi vantaggi. Spostiamoci un po' verso l'interno dell'impresa. Parliamo della Enterprise 2.0, cosiddetta. Qual è l'impresa 2.0? È l'impresa che utilizza al suo interno gli strumenti tipici, alcuni strumenti tipici del web 2.0. Blog, wiki, podcast, social network aziendale. Ad alcuni sembra strano, ad altri sembra scontato, ripeto. Per tecnici non conta. Perché utilizzare questi giocattolini in azienda? Partiamo da un punto, le relazioni, su cui ho insistito prima. Quante volte, quanto tempo passiamo in azienda in relazione? Riunioni, colloqui, telefonate, email, macchinetta del caffè, clienti che arrivano, eccetera. Tutte queste sono relazioni. Sapete quanto occupano? È stato calcolato che occupano il 40% della giornata lavorativa media nei paesi sviluppati. Questo tempo spesso viene perso perché non è codificato, a volte bene, a volte male. Un'idea nata in corridoio non sempre è formalizzata, ma alcune discussioni, magari in un primo momento inutili, però successivamente utili, magari dopo qualche mese, vengono perse. Fino ad oggi la tecnologia cosa ha fatto? Si è concentrata su quell'altro 60%. Il lavoro standard, il software cerca di rendere più efficiente quello che facciamo, esempi gestionali, no? Ecco, il 2.0 cerca di andare a impattare su quell'altro 40%. Cerca di darci una mano a catturare, se c'è, e valorizzare le relazioni. Il valore delle relazioni. Come fa? Vediamo un po' quali sono alcune caratteristiche di questo modo di fare l'impresa. Cosa ci mette a disposizione il 2.0? Ci mette ad esempio a disposizione strumenti per comunicare in maniera asincrona e in maniera meno strutturata. Perché comunicare in maniera asincrona è importante? Perché i blocchi, i lock, spesso fanno perdere tempo perché bloccano tante persone, mentre magari il processo può essere reso asincrono e magari spalmato in più tempo. Vogliamo parlare delle riunioni? Che io ho sempre odiato. Quante riunioni sono inutili? Tante a volte. Se si riesce a volte, cioè in alcune situazioni si può fare una riunione virtuale, con qualche strumento, un forum interno, in discussione anche di chat condivisa. Quali sono i vantaggi di rendere asincroni alcuni incontri, asincrone alcune discussioni? C'è più tempo per pensare. Le idee migliori non vengono mica sempre in quell'ora in cui facciamo la riunione. Infatti a volte si fa la riunione che mette in discussione la riunione precedente e si inizia da capo, allora è inutile quella precedente. C'è il vantaggio che si riesce a controbattere anche a persone. Nel mondo fisico sapete che è più difficile magari alzare la mano e controbattere al capo, al responsabile, eccetera. Quando siamo online abbiamo più tempo per preparare la risposta ed è dimostrato che la gerarchia viene un po', l'effetto di gerarchia viene un po' smussato. Insomma, lo facciamo tutti, sui forum ci offendiamo,
poi magari fisicamente se ci incontrassimo per strada non ci sogneremo mai di usare quei toni che usiamo online. Ecco, la stessa cosa avviene anche in azienda, non offendendosi spero, ma insomma discutendo e intervenendo anche più direttamente. Ed è dimostrato che vengono tante idee, tante competenze nascoste, non potete immaginare quante. Noi c'è un dipendente che non conta niente, poi c'ha l'idea brillante, però non va dal capo di bus e non ha coraggio a dirgli guarda io vorrei fare così. La mette online, poi magari qualcuno ci capita e magari dopo un po' di tempo, che comunque la prova che era lui, no? Che oltretutto poi dice, il capo di solito se la prende e dice ah l'ho fatto io. Invece su, in questo caso tutto codificato e rimane online. Con questo non voglio dire che le riunioni sono inutili, anche se io penso, l'ho capito. No, in alcuni casi ovviamente il blocco serve, ma perché, ripeto, bloccare tutto il team che magari è concentrato a risolvere un bug, deconcentrarli, farli perdere un'ora e poi farli perdere altro tempo per ritrovare la concentrazione. A volte, ripeto, non serve e il web ci dà qualche strumento per ovviare al problema, no? Un'altra caratteristica del 2.0 è facilitare la collaborazione online. E quindi qui tutti i software di videoconferenza, desktop sharing, document sharing, sia tra di noi, sia tra i clienti, sia tra i partner, eccetera. Il web ci mette in relazione, ci mette in contatto, ci permette di lavorare a distanza in maniera molto più semplice di quanto avveniva qualche anno fa. Ok, vabbè, qui ho citato alcuni. Purtroppo non faccio l'elenco perché anche qui sarebbe un po' sprecato, poi magari ognuno si va a vedere siti che poi ci darò di approfondimento. Global Mobility, collegato prima, ci possiamo spostare ormai, avere tutti i dati, i software ovunque siamo, ovviamente se utilizziamo SaaS o simili. C'è sempre la tendenza è quella di rendere il tutto indipendente dal tempo, dallo spazio e dalla piattaforma. Email e telefono, no? Qual è la differenza sostanziale tra email e telefono? Il telefono vi blocca di nuovo, in un certo spazio, in un certo luogo, in quel momento dovete fare la telefonata, pensare di rispondere. L'email vi permette di rispondere se e quando come volete. Questo in alcuni casi è un vantaggio. L'email non ha sostituito il telefono, ma credo che sia noto a tutti che è utilizzata sempre più diffusamente. Per chi non l'ha mai fatto, per chi vuole assaggiare il 2.0, segnalo questo sito, ci sono tanti software, tante suite. Da IBM a Microsoft che hanno i loro prodotti, Jive con ClearSpace, UPlus, questi sono abbastanza posizionati sull'Enterprise 2.0 diretto. Questo qui è un software per la gestione progetti, tra l'altro fatto dalla UPlus che è italiana anche se compete a livello globale, quindi ne parlo anche abbastanza volentieri. È una gestione progetti con alcuni strumenti, c'è un po' di tutto questo, può essere automatico, c'è il social network interno, c'è il blog, c'è il wiki, calendari condivisi, eccetera. Ci sono tanti, uno può prendere tanti software e unirli insieme oppure andare su suite un po' più integrate, questo sta alla scelta di ognuno. Lo segnalo perché la versione gratuita, la versione di base, fino a X dipendenti, 5 mi sembra. Comunque per curiosità, se qualcuno di voi vuole provare, può essere un buon punto di partenza. Vediamo un nocciolo poi. Quali sono i problemi dell'Enterprise 2.0? Alla fine. Perché non siamo tutti già passati al 2.0? Allora, innanzitutto, come ho detto all'inizio, il web con tutti i suoi strumenti non è la soluzione a tutti i mali, ovviamente va studiato, va capito come e se applicarlo. Ma il problema, anche quando serve, è un altro. Cioè non si può prendere e metterlo là in azienda, deployarlo e dire usatelo, no? Bisogna far capire un po' a tutti il fine. Quando andiamo su Facebook andiamo per scopi personali, di solito. Quando usiamo il social network aziendale,
comunque blog, wiki, forum interni anche se sono considerati 1.0, si utilizzano per il bene dell'azienda, quindi devono essere utilizzati in maniera adeguata o prevalentemente adeguata. Poi la chattata, per dire che la segretaria si è lasciata, ci può comunque scappare. La sfida di questi strumenti è che si perde un po' di controllo, perché bisogna aprirsi, bisogna condividere, il capo deve diffondere alcune informazioni che magari prima teneva per sé, perché se vuol far collaborare i dipendenti deve aprirsi, e questa volta è intollerabile, sono loro che vi ostacolano, perdono autorità, perché come abbiamo detto su questo tipo di strumenti la gerarchia si appiattisce. E ripeto, il web di per sé è democratico, cioè come fa più il capo lo faccio anch'io, non è che c'ha la voce più grossa lui, a meno che non mettano opzioni particolari. Ci sono aziende che proibiscono di postare senza autorizzazione del capo, così, incredibile. È un process engineering, ovvero quando si va a riorganizzare l'azienda, le sue attività, è sempre un problema, questo indipendentemente dal web. Quando si vanno a riorganizzare le attività di un'azienda, bisogna far cambiare le abitudini alle persone. Questo è difficilissimo. Procedure magari collaudate da anni, persone che sono abituate a utilizzare uno strumento, a fare certe cose da anni, non hanno voglia, sono contrarie al cambiamento. È umano, è biologico. Quindi, spesso la sfida principale del 2.0 coincide con il valore principale del 2.0, ovvero le persone. Quindi servono dei piani adeguati, bisogna studiare se come applicare questi strumenti in azienda, pena fallimento dell'esperimento, perdita di tempo, non tanto di soldi, perché strumenti che di solito sono gratuiti o erogati come SaaS con canone mensile hanno costi iniziali non molto alti. Poi nel medio termine poi bisogna fare dei calcoli con calma, ma insomma di solito inizialmente i costi sono prevedibili che passi. Però ripeto, si rischia di prendere il web come male necessario, bisogna per forza utilizzarlo perché questa è la moda e questo è ovviamente il modo sbagliato di iniziare. Funziona? Enterprise 2.0, allora siamo all'inizio, quindi sarebbe presuntuoso dare delle risposte. Anche se non fossimo all'inizio, ovviamente non si possono dare risposte generiche, sì, no. Ci sono molti segnali positivi. In Italia siamo all'inizio. Io delle statistiche non mi fido molto. Alcuni dicono il 3%, alcuni dicono il 10% ha adottato l'Enterprise 2.0. Empiricamente sì, potrei dirvi che ad occhio così. Siamo al massimo 10%, forse un po' meno. Siamo all'inizio. In America sono un po' più avanti, come al solito, ma insomma, siamo all'inizio. E i segnali positivi ci sono, ripeto, se siete interessati a capire perché e come tutto questo vi può dare dei vantaggi e se li può dare a voi, su questi due siti trovate diversi casi di studio da piccole, grandi aziende, sia italiane che estere. A volte ci sono dei benefici inaspettati. Stracitato è il caso di Lago, che è un mobilificio del nord, mobilificio, quindi niente software, che ha una intranet, ha proprio fatto da poco una intranet su tutti i suoi dipendenti 2.0, dagli operai ai manager, che dicono che hanno praticamente eliminato le riunioni, quindi dicono che hanno dimezzato il tempo con cui prendono le decisioni efficaci. Insomma, tutto questo va a impattare sulla velocità del ciclo produttivo e quindi di sicuro un'occhiata se lo merita. Concludendo, vediamo un po' le somme. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il web ci porta a un cambiamento. Le tendenze emergenti sono quelle di offrire sempre più servizi automatici alle quali le aziende possono agganciarsi, fare economie di scala, concentrarsi sul core business. Un'altra tendenza è nel 2.0
è quella di rendere l'organizzazione più aperta all'esterno, condividere, perdere un po' di controllo, renderla meno centralizzata, quindi distribuire il potere decisionale sul web. Il thread emergente è la cooperazione globale online, non dobbiamo per forza essere tutti nello stesso luogo. Io ho grafico nelle Filippine, ho scoperto, quindi. E la comunicazione sta tendendo ad essere meno strutturata e più asincrona. E qui ritorniamo al punto iniziale. Il cambiamento del web, come qualsiasi cambiamento, porta delle minacce, porta delle opportunità. Bisogna capirlo perché può darvi dei vantaggi e degli svantaggi. A breve. Ricordatevi il buon vecchio Darwin che diceva che quando c'è un cambiamento non sopravvive più forte, non sopravvive più intelligente, ma chi sopravvive? Chi si adatta più velocemente al cambiamento. Se lo dice lui, grazie. Non c'è tempo per fare. Ci andiamo? Annaggia. Ci sono domande? Qualcuno di voi non crede, scusa, 2.0 vuole intervenire? No, io ritengo non disgustato questo problema. Ovviamente, insomma, come tecnici, penso che almeno tutte le persone qui non hanno avuto, non sono capite dalla serie, però mi è piaciuta, insomma, l'impostazione. Devo ringraziarti per questa bella titolo di presentazione, non comune. Poi mi prenoto per fare due chiacchiere con te dopo. Benissimo, grazie mille, troppo così indietro, mio parente l'ho pagato. Giusto come cosa, sono il nome poi Fabio Armani, sono CTO di Sequenza, società del gruppo. Benissimo Fabio, a tra poco. Qualcun altro vuole offendermi magari per compensare per fatto a me. Benissimo, allora dato che il tempo è sempre prezioso direi di non sprecarlo, passare alla prossima sessione.